Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Warcraft. Oggi sono qui in compagnia di Maruko. Ciao! E la vita... Madonna! Aspetta, la devo rifare. Ragazzacci del web, un salutone da Frank e benvenuti in questo nuovo episodio della Warcraft. Ciao! E dunque, siamo qui in compagnia di Maruko perché dobbiamo fare qualcosa di molto interessante. Siamo nel pianeta Frank, all'interno, perché qui sorgerà quello che sarà il museo, tra virgolette, dei drop rari. Ringraziamo innanzitutto Maruko e vi ricordo, signori, che in descrizione troverete tutti i link dei partecipanti della Warcraft. Fateci un salto perché stanno facendo delle costruzioni e delle farm atomiche, perché sono fantastiche, quindi mi raccomando, fateci un salto, ovviamente anche dal signor Maruko, fate un salto, intanto lo guardiamo da vicino. Intanto lo faccio io un salto, poi direi di shiftarcelo pure, già che stiamo. Okay, allora basta cincischiare. Come dobbiamo strutturare la puntata? Inizialmente dobbiamo rendere la zona accessibile a tutti, quindi visto e considerato che tutti abbiamo l'elitra, anche se io non la so usare, vi faccio un esempio, io non la so usare, però ce l'ho per sentito dire, dobbiamo... Ma non sei solo, infatti, dobbiamo rendere accessibile il pianeta da tutti i lati, quindi da tutti e quattro i punti cardinali, in questo punto qui, esattamente, che sarebbe il punto più esterno, tra virgolette, del pianeta. E cosa faremo? Un rallentatore per l'elitra, quindi una cascata d'acqua che rallenterà il volo in modo tale da permetterne il passaggio. Le piace quest'idea? Assolutamente sì. E sono contento. Così possiamo entrare tutti senza rischiare di sfracassarci sui muri, ma io lo farò comunque perché quando vado in giro con l'elitra mi... Di solito sì. Prendo sempre danno, quindi... Infatti, io lo prendo anche quando non ho l'elitra. Vedi, ecco, stiamo proprio uccisi su questo fatto. Tra l'altro vedete che è stato illuminato tutto l'interno perché abbiamo trovato il degenero. Visto e considerato che era diventato un mob spawner, ero molto indeciso sul da farsi, poi ho preferito fare questo museo. Dunque, c'erano andiamo a fare... clienti non paganti all'interno. Infatti. Dunque, andiamo a fare... le entrate laterali, abbozziamo un pelo di decorazione e poi andiamo a mettere qualche drop raro all'interno. Quindi ci vediamo tra poco. E dunque, signori, allora ci siamo portati un po' avanti con il lavoro. Ringrazio Maruko che sta rompendo un po' di quarzo grezzo. No, di solito sono molto bravo a rompere il quarzo agli altri, quindi... Più bravo per gli altri piuttosto che per te, mettiamola così. Rompe il quarzo dalla mattina alla sera. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato, come avevamo detto prima, delle cascate d'acqua che dovrebbero in teoria rallentare la corsa con l'elitra, però in realtà non lo fanno mai nella vita. Siccome io sono super, come si dice, coraggioso, vi faccio vedere che uno, riesco a schiantarmi anche mentre registro. Due, che queste cose non... ecco. Ok, mi sono schiantato di fronte perché abbiamo scoperto che è troppo poca come acqua per rallentare. Però mi piace, quindi la lascio così. Assolutamente, ci sarà davvero da divertirsi quando vogliamo entrare qua. È molto carina come dinamica. Tu arrivi e non sai mai se arrivi morto, arrivi vivo. Arrivi vivo, bravo. È bello. Esatto. Piace anche a me. Adesso quello che dobbiamo andare a fare, e credo probabilmente che lo faremo in live, è convertire il quarzo in blocchi di quarzo. Esatto. Innanzitutto è fatto, eccolo qua. Ok, poi mentre, siccome Maruko mi ha dato una bella idea, ovvero qui praticamente ci sarà l'uovo di drago, e quindi innanzitutto voglio fare una cosa del genere, vediamo un po' come. Una decorazione così. Mentre lui, volendo, se non gli è di fastidio, io gli ho dato un po' di quadri e un po' di time frame. Volendo potrebbe iniziare a mettere un po' di quadri di time frame a giro, in modo tale da dare un po' di colore, dai. Un po' di colore, io sì. Poi ho i quadri diversi perché sto utilizzando la texture della 1.13, quindi non so bene se ti piacciono o se comunque li vedi uguali. Vabbè, voglio provare a fare un altarino, tenendo conto che qui
ci sarà il quartz pillar, così sopra il quartz pillar ci sarà un uovo di drago, che sarà uno dei primi drop importanti che abbiamo. Ricorda vagamente quella che è stata poi l'hub dell'overworld, è un po' così all'inizio, cioè sopra è così. Eh sì, in effetti sì, è vero. Quindi vediamo se lo stesso stile. Io intanto sto mettendo dei item frame un po' a giro. Ok. Mentre tu fai quello, io provo ad abbozzare qualcosa così. Voglio vedere se viene bene. E infatti ci sarà anche un guardiano. Questa è una cosa che avevo tenuto. E non volendo, ora che ci penso, sarà un pollo a fare il guardiano. Oh. Non ci avevo fatto caso, però ci avevo pensato. Ok, che ne dici se aggiungo 4 fence con 4 torce? Eh sì, è un po' di colore. Ci sta. Ok, il problema... Bello, bello. È bello. Manca un po' di colore sotto. Potremmo risolverla così. Bene, adesso insieme al buon Maruko cosa dobbiamo fare? Aggiungiamo dei quartz pillar. Ah, ecco che cosa sarebbe bello da fare. Mettere tutte le teste dei partecipanti della Warcraft. Credo si possa fare con un comando. Dovrebbe essere possibile, sì. Allora, mettiamone... Iniziamo a mettere un po' di quartz pillar qua e là, dove ci capita. Ok, mentre nell'item frame vuoi mettere... Nell'item frame mettiamo così a caso. Ottimo. Come il nostro solito. E niente, signori, purtroppo abbiamo fatto un po' di tentativi, ve li faccio vedere in chat, ma probabilmente nella 1.13 avranno cambiato il tipo di comando per avere la testa di ogni giocatore, o forse nel datapack che ci ha dato Bisunto non è previsto lo slash give e quindi non è possibile recuperare la testa dei player. Mi dispiace. Nel caso noi continueremo le nostre ricerche, appena troveremo una soluzione si aggiungeranno, se possibile. Eh sì, no le dobbiamo aggiungere perché alla fine sì. In teoria è terminato, che come potete vedere è venuto anche bello incasinato, però mi piace, abbiamo aggiunto qualche cesta a giro ed è venuto abbastanza bene. Abbiamo aggiunto anche qualche altro dipinto. Negli item frame ho messo un po' di oggetti giusto per dare un po' di colore. Come vedete sopra è rimasto anche oscuro, perché non abbiamo aggiunto delle luci. E ci sta, devo dire che ci sta, mi piace veramente tanto. E in più c'è uno degli oggetti più importanti del gioco, che è appunto l'uovo di drago. Ah, ma quello che manca è vero, il guardiano. Il guardiano. Ci stavamo scordando della cosa più importante. Il guardiano, è vero. Allora, signor Maruko, questa la affido a lei. Mi serve una recinzione per il signor guardiano. Ottimo. Vado a... Facci come le pare. Dove lo vuole. Come pensava di farlo, signor? Ma uno se... legato a un paletto, ma forse un po' troppo crudele. Sì, abbastanza. Ma qualcosa di più, se uno spazietto tutto per lui. Tanti polli, più di un blocco e mezzo non dovrebbero saltare. Okay. Tra l'altro, signori, visto che ci troviamo, io direi di fare un salto dal nostro caro buon vecchio Ferdinando. Ferdinando, come stai? Parlami. Sì. Parla con noi, Playbay. Ferdinando. Ciao Ferdinando. È una vita che non lo vedo incastrato nella roccia. Mi mette sempre di allegria questo pesce. È vero. Tenta di salire la scalata. Tra l'altro, è vero, mi ero scordato. Durante una live di Nico, avevo detto che se la live fosse arrivata a 20 mi piace, avrei fatto la Ferdinando Craft. E quindi rimanete sintonizzati, perché ci sarà una miniserie di 3 episodi appunto chiamato Ferdinando Craft. Ma sarà tutto un dire, sarà. Dobbiamo vedere un attimo, magari se riesco anche a partire. Che ne pensi? Me potrebbe anche essere acquistata da Netflix, quindi. Ma io credo proprio di. Credo proprio di sì. Ecco, come vedete, rallenta, ma non troppo. Rallenta il giusto. È bellissimo. Allora, dov'è la casa? No. Complimentoni.
Urra! Morte nel vivito, ci sta, ci sta. Io ve l'ho detto che questo tempio... Se vuoi ti faccio compagnia. Ma no! Vabbè, tanto io nasco qua, quindi per me non è un grosso problema. Oh, perfetto! L'importante è riprendere le cose mie. Ottimo. Ok, facci tutto, facci. Ok. Le faccio un timelapse. Eccolo qua, devo dire che è venuto anche abbastanza bene, mi piace, e adesso c'è solo da mettere il guardiano, ora. Sì. Devo ricordarmi dove sta la Shulker Bosk. Quindi, ho portato un po' di uova per... Diciamo, per essere sicuro che... Per assistere al lieto evento. Eccolo qua, il Guardinsky. Vediamo se lo facciamo crescere, devo abbassarmi di uno. Ho Silk Touch, quindi posso farlo. Okay. Grazie. Cresci, cresci. Non cresce. Devo abbassarmi di un altro. Cresci. Ah, non lo vedo convinto, E manco io. Guarda un po' strano questo pollo. Quante ne vuoi? Non cresce, ma che fa? Guarda, nel caso ho... qualcosa che potrebbe convincerlo a collaborare. Potrebbe... Eccolo qua, è cresciuto. Ah, con... lo volevi minacciare? Eccolo qua. Se tu non guardi per bene l'uovo, è questa la fine che farai. E adesso andiamo a prendere la name tag. Però, signori, eccolo qui. Il guardiano Pollozzo, guardiano da millenni dell'uovo di drago, è risaputo. Eh sì, assolutamente sì. Il signor Pollozzo, come va signor Pollozzo? Una nuova divinità nella tua zona, dopo Ferdinando si aggiungono personaggi sempre più importanti. Allora, ci sta, e in effetti c'è, non ricordo come avevo chiamato il maiale. Però la tua zona è... Poi c'è Ferdinando... Vabbè, Ferdinando... Ferdinando è di un'altra, sì. Non è proprio di un'altra, ok. E poi c'è il signor Pollozzo, che comunque sono sicuro che coverà battute che ci faranno ridere. Sicuramente, sicuramente. Guardalo un po' come ti osserva. Mi guarda, ma mi ama. È tutto preso dal suo ruolo, Ma soprattutto quando lo chiamo, guarda. Signor Pollozzo... Ecco, salve. No, no. Pollozzo, sì, lei deve guardare l'uovo, grazie. Lo chiama... Sì, guardi dall'altro lato, gentilmente, facci la guardia. Esatto. La fa, non mi guardi, signor Pollozzo, ma che fa? Non la vedo sicuro. No, anche io. Eccolo. Vuole, le posso ricordare. Esatto, che se non svolge bene il suo lavoro, signor Pollozzo, ecco. E quella è la fine che farà. Giusto per ricordarlo, giusto. Questa è la fine che ha fatto tutti gli amici di Ferdinando, vedi? Esatto. Ma noi siamo delle persone buone, ragazzi, non pensate male di noi. Stiamo solo dando un po' di motivazione ai nostri animali. Esatto, si chiama motivation. Esatto. E dunque, signori, io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia. Credo che un video più ignorante di questo io non l'abbia mai registrato. Mi dispiace non aver messo le teste di ogni partecipante, ma vedremo di farlo in un prossimo episodio. Detto questo, ringrazio Maruko per essere stato qui in mia compagnia e per avermi fatto compagnia più che altro per questo video. Ciao bello Maruko. Grazie a te. Ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi che in descrizione trovate tutti i canali dei partecipanti della Warcraft. Ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ciao. Ciao. No, aspetta.
Ora capisco perché a Simone gli vengono più facili.